Ciao a tutti da Tycho e dal gruppo Critico Negativo. Bentornati in Pixelmon, ragazzi, ovviamente Minecraft. E ci sono un po' di novità. Vabbè, novità per modo di dire, vabbè, a parte le mie belle fornaci, come sono carine. E vi volevo far vedere un pochettino come avevo modificato qui fuori. Mi sono fatto un mio bravo orticello che mi serve per magnare, perché senza magnare non si può fare. Ho recintato un po' tutto, quello è un allenatore. Anzi, non lo so, sapete cosa facciamo, ragazzi? Ce lo andiamo a combattere. È di livello 9. Ma. Ah, nel frattempo ho combattuto contro un po' di Pokémon e il mio Charmander si è evoluto in Charmeleon. Volevo farvelo vedere, non ho colto l'attimo. Carpe diem. Ok, via. Combattiamo! Cosa hai preso? Uno Zubat. E noi usiamo la nuova mossa, Dragon Range. Vediamo cosa fa. Bebè. Minchia. Mi ha massacrato il Charmeleon. Oh mio Dio. Non posso perdere contro un Rattata di livello infimo. Ma pensavo fosse tipo uno Zubat all'inizio. Ma perché non gli faccio niente? Non riesco a capire perché non gli si fa niente. Deve essere buggato. O tiene più Pokémon. Ah sì, tiene più Pokémon. Non riesco a uccidere. Ah, gliel'ho ucciso lo Zubat. E vaffanciufolo. Minchia, non ci ho capito niente di questa lotta, ragazzi. Ok, vabbè, qui ci sono le nostre Apricorn Gicocche, come dir si voglia. Le mie Sugar Cane, che non so a che caspita potrebbero servirci. Prendo un po' di grano. Può sempre tornare utile il caro vecchio grano. Grano, grano. Non fai altro. Ah, ok. Abbiamo raccolto giusto un po' di grano, tanto per. E adesso andiamo al dunque di questo episodio. Esipodio, elipisodio. Voglio costruire un pochettino di oggettini utili diciamo, per il gioco in sé, per la mod di Pixelmon. Ah, vi volevo dire un pochettino le cose che sono installate. È installata ovviamente la Pixelmon per la versione 1.6.4 di Minecraft. E la versione di Pixelmon è la 2.5.1. Ho installato l'inventory tweak che ci mette tweak che ci mette a posto l'inventario. E la Zanz minimap, che è quella che ci permette di vedere la minimappa lì in alto a destra. Ci permette di vedere questa mappa qui. E ci permette anche di mettere i waypoint. Waypoint. Ok, dall'ultima volta, dall'ultima registrazione, ho raccolto un pochettino di altri materiali. Li ho cotti. Questi qua li avevo trovati in un altro centro Pokémon qui nei dintorni. E ho trovato un altro paio di diamanti. 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 Bene, 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 bene. Andiamo subito al necessario. Iniziamo con il metallo che ci servirà per costruire uno degli strumenti utilissimi di questa mod, che è utilizzato molto, molto, molto per fare la... come cavolo si chiama? Per fare le Pokéball. Questo qua si chiama l'Anvil, che sostanzialmente sarebbe... come si chiama? L'incudine. Quindi, come avete visto, basta lasciare l'unico spazio libero, questo quadrettino qui. Dove adesso ho piazzato il pezzo di ferro. Perfetto, altro oggetto che ci servirà sarà un bel martello. E visto che adesso ne abbiamo di ferro, noi... Ah, giustamente ci vogliono gli stick, non ci vuole così. Ok, dicevo, piazziamo il legno in quel modo e lo contorniamo a mo' di cappello, come se volessimo fare un elmetto di ferro, e otterremo l'Iron Hammer. Iron Hammer, Iron Hammer. Ok, noi ci posizioneremo qui. Perfetto, perfettissimo. Bene, ora vedremo un attimo i crafting necessari per fare le Pokéball. Bene, prima di tutto bisognerà ottenere un po' di questi dischetti. Ne facciamo diversi perché voglio provare a costruire un poco tutte le Pokéball. Quindi li facciamo tutti, ben 25, e andranno messi qui. E il processo, non col tasto destro, ragazzi. Si fa col tasto sinistro del mouse. Quindi sì, mette questo qui. E poi, ragazzi, di martello. Sì, vai di martello. Ce la possiamo fare. Ah, ecco qua. È un processo un po' lenterrimo. E direi che a questo punto è finito. E abbiamo ottenuto l'Iron Base. Ragazzi, stacco il video perché altrimenti a farle un po' tutte queste cose vi farete la palla a vederle insieme a me. Quindi, a tra poco. E
E questo qui è l'ultimo. Come vedete, il mio martello di ferro è già quasi del tutto consumato. Pensate se avessimo fatto un martello, che è possibile farlo anche con altri materiali, tipo con la pietra, con il legno, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, con questo processo abbiamo fatto la prima parte, signore e signori. La primissima parte. Ora direi che ci servirà, a parte le apricorn già fatte, un po' di stone, che quindi andremo a cuocere prontamente. Mentre si cuoceranno, produrremo dell'altra cosa. Facciamo così. Non fa niente che sprechiamo un pochettino di materiale che ci frega. E tre. Ma sì, dai, crepi l'avarizia. Cuociamo un altro po' anche qui. E basta, dai. Sì, basta così, basta così. Ok, cosa ci resta da fare a questo punto? Ci va da preparare le parti superiori delle Pokéball. Dopo vedremo perché ci serve questa stone. Ok, quindi mi sono segnato un pochettino le ricette. A seconda della ricetta otterremo le parti superiori delle Pokéball di tipo differente. Ad esempio, iniziamo dalla prima. Facciamo questa qui. Ah, ho sbagliato, ragazzi. Vanno cotte anche queste. Mi ero dimenticato. A saperlo l'avrei fatto prima. Diciamo un paio. Non le cuociamo tutte. Facciamo anche così. E ci mettiamo un po' di nere. E poi direi che tu basta. Quindi adesso tu mi cuocerai le nere le abbiamo fatte, le rosse le abbiamo fatte. Cuoci le verdi. Ok. Va bene. Tu mi cuocerai le bianche. Perfetto. Tu a che punto sei? Quanto siamo arrivati? 18 di pietra, 26. Beh, penso che possono bastare. Quindi cuoceremo anche le blu e cuociamo anche le gialle. E questo è libero? No, questo si già sta cuocendo qualcosa. Ok, iniziamo con queste qua rosse. Voilà! E con queste qua rosse abbiamo ottenuto le Pokéball Disc, che sarebbero quelle basi, signore e signori. E a questo punto non ricordo se vanno martellate anche queste. Facciamo una prova immantinente. Non mi ricordo. Potrebbe darsi, sì, ragazzi. Temo che ci sia ancora da martellare, vediamo. Sì, c'è ancora da martellare. Ok, abbiamo ottenuto anche la parte superiore della nostra Pokéball. Con la stone, signori e signori, otteniamo il bottone, il magico bottone, che con la parte superiore, il Pokéball Lead e con l'Iron Base ci darà la nostra Pokéball. Ok, e direi che a questo punto noi ci facciamo, così, come direbbe mio fratello, disghimbescio. Non so cosa voglia dire, ragazzi, lo ignoro. Voglio consumare questi due pezzi di legna così. Ci facciamo una bella cestina. E ci metteremo tutto quello che riguarda le Pokéball. La mettiamo qui. Allora, questa l'abbiamo fatta e abbiamo fatto anche questa. Perfetto. Direi che ci siamo. Benissimo, adesso prepareremo, non prepareremo, ragazzi. Prepareremo le altre Pokéball. Ok, facendo la blu. Con blu, rossa e blu. Controllo dalla regia. Ok. E così otterremo la Grit Ball Disc. Con cui otterremo la Grit Ball. Ok, poi andiamo avanti. Nera, gialla e nera. Otteniamo la Ultra Ball, signore e signori. Abbiamo la Ultra Ball. Ok, continuiamo così su questa linea. Andiamo giallo, rosso e nero. Magari con l'ausilio di un supporto tecnologico conosciuto come Penna Sfera. Andrò a sottolineare il punto dove sono arrivato. Quindi queste le abbiamo fatte. E adesso dobbiamo fare gialla, rossa e nera. Allora, gialla, rossa e nera. Abbiamo ottenuto la Level Ball Disc. Poi magari piano piano scopriremo insieme cosa servono. In realtà già ho dato una scorsa volta ho dato una scorsa alle wiki. E ho visto quindi più o meno il funzionamento. Preferisco usare le Mega Ball e le Ultra Ball alla fine, perché le altre sono molto più specifiche, sinceramente mi scoccio un pochettino di usarle. Ok, siamo arrivati a queste qua. Andiamo avanti. Procediamo con blu, gialla e nera.
blu, gialla e nera, blu, gialla e nera. Anzi, magari inizio a spiegare quelle che mi ricordo. Allora, la Ultra Ball, vabbè, la Great Ball sono delle Pokéball comuni, con la differenza che hanno una percentuale, un rate maggiore per la cattura del Pokémon, perché si basa tutto in base, ovviamente, si basa tutto in base, ragazzi, uccidetemi! Vabbè, dicevo, per la cattura del Pokémon è tipo come un tiro, e viene effettuato un tot di percentuale, c'è una casistica, una percentuale che ci permetterà di catturare o meno il Pokémon. Non so le variabili, non ve le saprei neanche spiegare. E quindi la Great Ball e la Ultra Ball hanno una percentuale maggiore rispetto alla Pokéball che abbiamo postato prima. Bene, la Level Ball invece ha un tot di percentuale a seconda di quanto il Pokémon avversario sia più basso, sia più scarso rispetto al nostro. Mi spiego meglio, se il nostro Charmeleon è di livello 19 e andremo ad affrontare un Pokémon del suo stesso livello, avremo un bonus, se non sbaglio, base di 2 per rispetto ad una Pokémon. Mentre se il nostro Charmeleon è di livello 19 e affronterà un Pokémon di livello di un tot più basso, che non ricordo adesso le percentuali, ragazzi, e in questo caso la percentuale, il rate di cattura sarà molto più alto. Se non sbaglio arriva fino a 8 per, non vorrei dire cavolate. Moonball Disc, Moon, Luna, fate un po' di associazioni, tutti quei Pokémon che si possono evolvere con la Pietra Luna o credo si chiami Pietra Luna o qualcosa del genere, avranno un rate maggiore di essere catturati. Ok, detta questa precisazione, procediamo con la prossima. Verde, gialla... Verde, gialla e nera. No, è rossa, ragazzi, verde, gialla e rossa. Dunque, verde, magari qui, gialla e rossa. Abbiamo ottenuto la Friend Ball Disc. Con le Pokéball realizzate con questa Friend Ball, non so come funziona sinceramente questo gioco. In pratica c'è l'amore che il Pokémon prova verso di voi, una sorta di fedeltà. Credo che dipenda in base, se per esempio il Pokémon è troppo di alto livello, se vi obbedisce meno quando vi dite di fare degli attacchi, credo. Suppongo, ma non saprei dirvi per esempio per un Pokémon che sta allenando come si fa a controllare questa cosa. Non lo so. Vabbè, proseguiamo in mantenente e facciamo una Pokéball tutta rosa. E per farla andremo a prenderci il rosa. Rosa. Vabbè, latino è tempi andati. La Lovable Disc penso che sia qualcosa tipo Friend Ball. Ah no, ok, sbagliato, mi è venuto in mente. In pratica dà un rate maggiore di cattura se il Pokémon avversario è dello stesso, è lo stesso Pokémon che noi abbiamo. Quindi per esempio troviamo un altro Charmeleon, però è di del stesso opposto a quello del nostro Pokémon. In questo caso quindi aumenterà il rate. Ma quanto sono preparato. Verde gialla, signori, verde gialla. Non so se le vedremo tutte a sto punto perché mi sto quasi già rompendo i coglioni io. I maroni, gli zebedei io, figurarsi vai. Abbiamo la Safari, che è semplicemente una Pokéball con una percentuale, un rate maggiore di cattura, se non sbaglio, una volta e mezzo, una cosa del genere. Ok, blu, del blu, dipinto di blu, felice di stare. Abbiamo una Heavy Ball Disc, Heavy, inteso come pesante, non so se la mia pronuncia è corretta. Sostanzialmente, quindi, per i Pokémon di un certo peso, più è alto il peso, maggiore il rate che ci darà. Non mi ricordo la differenziazione, parlava di 400 libbre, 900 kg, non lo so. In sostanza, se volete prendere un bello Snorlax o un Gyarados che è molto pesante, suppongo che questo tipo di Pokéball sia molto più indicato. Quindi... dopo blu, rosso, giallo e rosso sono i colori Power Ranger. Rosso, giallo e rosso, cosa ci darà mai, signore e signori? Una fastball per Pokémon veloci. C'è tutto un elenco che non sto qui a dirvi, ma serve per tutti i Pokémon che hanno una velocità di 100 o superiore. Madonna, ma come sono professore oggi. Rosso, nero e rosso, il prossimo tentativo. Direi che tra un poco stoppiamo qui. Nero, e perché non ho messo già il rosso? Non lo so. Otteniamo una Repeat Ball Disc. Io direi che voglio svuotarmi l'inventario, perché è un po' fastidioso tutto ciò. Inizia a essere abbastanza pieno il mio inventario. Ok, magari il martello ce lo teniamo, il ferro ce lo teniamo e gli stick ce li teniamo, perché sicuramente dovremo fare un altro martello. Ok, siamo arrivati quindi a rosso, nero e rosso. Rosso, nero e blu. Facciamo una cosa, ragazzi, i crafting li trovate sulla wiki. Faccio un attimo tutti quelli che mi restano e poi continuiamo con le spiegazioni. Vedo se riesco a ricordare bene o male tutte quelle là fatte. A tra poco.